Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata di Balconi TV Bologna. Io sono Boba e oggi sono in compagnia di Fran e Quindi, che ci suonerà Herpes e poi faremo un paio di chiacchiere. Ci vediamo dopo. E l'ho scoperto da me, me l'hanno detto in canonica ieri sera. I ragazzini al concerto già ne parlano. La prima cosa che mi hanno detto al bar ed era stamattina: sai che sei sulla bocca di tutti come un herpes. E ti hanno visto aprire la porta assieme ad un altro ragazzo che non porta il 43 di scarpe come me. E ti hanno visto salire le scale assieme ad un altro ragazzo che non ha il codice fiscale come il mio, perciò deduco che non sono io. Ed è finita così, dopo i tre fischi dell'arbitro, la partita. Peccato che abbia giocato soltanto una mezz'oretta. Mi ha detto torna qui, il mister dalla panchina torna indietro. Non è fatto per te questo campionato, innamorati. E ti hanno visto aprire la porta assieme ad un altro ragazzo che non porta il 43 di scarpe come me. E ti hanno visto salire le scale assieme ad un altro ragazzo che non ha il codice fiscale come il mio, perciò deduco che non sono io. E questa era Fran e Quindi e questa era Herpes. Grazie mille Fra per essere venuto qua. Devi parlare qui in questo. A voi, scusate. Allora, innanzitutto iniziamo da quella che è la canonica domanda che facciamo un po' per rompere il ghiaccio, che è il perché del nome. In questo caso lui si chiama Francesco ma ha scelto lo pseudonimo Fran e Quindi. Come mai? Ma perché Franek è Francesco in polacco, perché lavoravo con i polacchi in campagna, loro mi chiamavano Franek. Di cognome faccio Venturini, che è un po' vento. Quindi, Fran e Quindi. Boh, mi suona anche da Dio, quindi. È tipo, come si dice, pseudonimo, un alter ego. È un alter ego addirittura? Mm. Ok, ottimo. Appena suonato Herpes, che è un pezzo inedito, nelle sue, diciamo, precedenti lavori, ha partorito questa chicca qua, che si chiama Da qui esce un suono bellissimo, che è il suo album, che è uscito lo scorso 27 aprile, comunque fine aprile di quest'anno, quindi recentissimo. Com'è nato, nel senso, com'è iniziato a suonare, come hai deciso di fare questo album e che cosa contiene questo album? Facile questa. Ho iniziato facendo altre cose, cioè suonavo in diversi gruppi un po', diciamo, punk, in diverse salse. Io urlavo, facevo queste cose che si urla, sudavo. Poi ho questi pezzi miei che suonavo da un po' in giro da solo e con un gruppo che mi ha aiutato ad arrangiarli, tastiere, sax, batterie. Abbiamo deciso di registrarlo e di iniziare un po' questa cosa, che sono pezzi miei. Poi ogni tanto suono da solo, ogni tanto con la band. Infatti ti volevo chiedere, di solito ci sono alcuni concerti in cui lui non è solo, non fa un one man show ma è circondato da musicisti. Li vogliamo salutare, li vogliamo nominare? Dimmi tu. Allora, il gruppo si chiama The Amazing Sughetto, e c'è Antonello Vendetta alla batteria, Yoko Ono al basso e Domenico Sgreccia a chitarra e tastiere. E quindi tu ultimamente stai facendo però anche live da solo, senza necessariamente la band? Sì, quando ci pagano poco, che non possiamo andare via tutti, vado solo. È vero. Giusto. Quando si può suonare con la band, che diventa una cosa un po' più punk, si fa con la band. Il live loro l'ho visto, è assolutamente punk. Addirittura c'era un pezzo in cui lui cantava e il resto della band suonava a briscola sul palco. Vi assicuro, è un'esperienza mistica praticamente. E invece tu oggi ci hai regalato quella che è una chicca, un'anteprima, diciamo, Herpes. Verrà per caso contenuta in un album, in un qualcosa di futuro, oppure sarà un qualcosa che rimarrà nell'etere e nella puntata di Balconi TV Bologna, o dimmi tu? Ma un giorno spero di registrarlo.
mi piace abbastanza questo pezzo. C'è un po' una lagna, però a me è piaciuto perché devo dire una roba. Però adesso stiamo suonando ancora i pezzi vecchi, perché è appena uscito il CD, non si può suonare solo quelli nuovi. Disco che è uscito per il collettivo HMCF, che salutiamo. E, invece ti volevo chiedere una cosa, per quanto riguarda invece i progetti futuri, a parte appunto girare, so che avete un tour discretamente lungo, cioè avete un bel po' di date, che cosa avete in cantiere? Avete qualcos'altro? Avete previsto, diciamo, di solcare anche fuori dall'Italia? Rimarrete qui? Dimmi tu. No, noi vogliamo suonare solo in Italia, perché siamo italiani. Volete suonare? È uno show italiano, no, suoneremo in Piazza Verdi. Che forse sta puntata esce che dopo che ho suonato, probabile. Vabbè, Piazza Verdi, dopo un po' di tentennamenti abbiamo deciso di suonare in Piazza Verdi. Non so, siamo un po' preoccupati. Perché? Un po' l'ansia del palcoscenico grosso. Beh, vabbè, sicuramente sarete, sì, conquisterete tutti, dai, senza problemi. Lui tra l'altro non è di Bologna, ma è delle zone limitrofe, diciamo, è di vicino Modena, quindi si può bollare come uno dei nostri bolognesi, diciamo, no? Sì. Ok, e perché chi invece volesse seguirti, sapere dove andrete, cosa farete, contatti, Facebook, Instagram, varie cose? Io ho fatto Instagram, perché non ce l'avevo per il progetto, perché, quindi Instagram Fran e Quindi si chiama, poi easy. C'è Facebook Fran e Quindi, poi c'è il CD su Spotify, ho scoperto che anche su iTunes queste cose qua, me l'ha detto un ragazzo dopo che ho suonato. Vero, è venuto lì col cellulare, mi fa, guarda che sei anche su iTunes, sto figata. Quindi siamo anche su quelle robe lì. Okay. E poi niente, se volete, no, sta cosa la faccio ai concerti, no? Dillo. Del IBAN. Cioè, se volete che io vi lascio, può venire sotto impresso qua il mio IBAN adesso. Possiamo provare a chiederlo alla produzione. Qua l'IBAN, se vi è piaciuto il live, mi fate un bonifico, io non posso rifiutarlo. Scrivete Balconi TV 8 maggio, ma siamo a giugno. Giugno, 8 vabbè. Giugno. Vabbè, comunque se volete i contatti per fargli un bonifico o tendenzialmente per seguirlo e stalkerarlo li avete. Ho rotto la chitarra. Ah, è giusto, perché in effetti lui l'aveva scritto sul retro della sua chitarra, facciamo un piccolo spoiler così. E niente, quindi questo è il disco, ragazzi, andatevelo a ascoltare. E io ti ringrazio ulteriormente, Fra, per essere stato qua con noi. E vi ringrazio a voi che ci seguite con tantissimo amore e vi do appuntamento alla prossima puntata di Balconi TV Bologna. Grazie mille, ragazzi. Mm-hmm.